Benvenuti alla prima di una serie di pillole formative dedicate ai principali adempimenti per le imprese alimentari. Grazie alla collaborazione tra il settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino, che offre un servizio gratuito di orientamento e assistenza per l'avvio di nuove attività imprenditoriali, e il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, è stata realizzata l'edizione aggiornata della Guida ai principali adempimenti per le imprese alimentari, uno strumento utile per chi vuole avviare un'attività in questo settore. La guida, scaricabile dal nostro sito, sarà affiancata da alcuni video dedicati a temi di particolare interesse e attualità. La dottoressa Clelia Lombardi del Laboratorio Chimico oggi risponderà ad alcune domande sul tema del food delivery. In questo periodo di emergenza sanitaria, molti operatori del settore alimentari effettuano la consegna a domicilio, che è permessa dalle disposizioni normative per il contenimento della pandemia, in quanto consente di evitare gli assembramenti. Quali sono le imprese alimentari che possono integrare la propria attività di ristorazione con la consegna a domicilio? Buongiorno a tutti. Allora, la consegna a domicilio è consentita per tutte le imprese che effettuano attività di somministrazione, quindi ristoranti, bar, pizzerie e anche ad attività alimentari come le gelaterie, le pasticcerie, le gastronomie. E, per tutto il periodo dell'emergenza Covid è stato permesso e viene permesso dalla Regione Piemonte anche a tutte le attività di agriturismo di effettuare la consegna a domicilio, naturalmente sempre seguendo le regole per evitare e contenere il contagio Covid-19, nonché tutte le regole specifiche che permettono di evitare pericoli specifici per la sicurezza degli alimenti che vengono appunto consegnati a domicilio. È necessario chiedere un'autorizzazione per svolgere questa attività? No, non serve un'autorizzazione specifica, quindi non occorre fare un'integrazione della propria SCIA, della segnalazione certificata d'inizio attività alle autorità competenti, ma semplicemente se nel proprio piano di autocontrollo basato sui principi dell'HACCP questa attività di consegna a domicilio non era compresa, bisogna integrarla e quindi effettuare un'integrazione descrivendo quali sono i pericoli specifici che comporta questa attività di food delivery e individuare le misure preventive per poterli contenere. Diciamo che è raccomandato dettagliare in una sintetica istruzione operativa le modalità con cui viene effettuata la consegna a domicilio. Questo può servire anche per la formazione degli operatori che effettuano materialmente la consegna presso i clienti. E quali possono essere i pericoli per la sicurezza alimentare nella fase della consegna a domicilio? Ecco, diciamo che fondamentalmente i pericoli sono di due tipi. Il primo è legato a quello al mantenimento delle temperature degli alimenti deperibili, quindi al mantenimento della catena del caldo o del freddo, a seconda degli alimenti. Il secondo tipo di pericolo, di problema, è legato al contenitore in cui vengono immessi gli alimenti. In che senso? Nel senso che questi contenitori che chiamiamo globalmente materiali e oggetti destinati al contatto con l'alimento, quindi vengono spesso abbreviati con l'acronimo MOCA, questi MOCA devono avere determinate caratteristiche e c'è tutta una regolamentazione da parte dell'Unione Europea, in particolare il regolamento 1935-2004, che è il regolamento quadro in questo settore. Quindi questi contenitori potrebbero cedere parte della loro sostanza all'alimento e quindi occorre sempre verificare che il MOCA, il contenitore che sto utilizzando, sia adeguato al mio specifico alimento che devo immettere all'interno di questo contenitore. Altrimenti potrebbe verificarsi che cosa? Una migrazione, una cessione appunto da parte del contenitore
nei confronti dell'alimento, e questo andrebbe in qualche caso a modificare le caratteristiche anche solo organolettiche dell'alimento, o comunque a contaminarlo in maniera inaccettabile. Quindi la legge, la normativa comunitaria prevede appunto che ci sia questa attenzione, questa verifica. Com'è possibile per un imprenditore verificare che i materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti siano idonei per l'uso specifico che dovrà farne? Allora, l'imprenditore deve richiedere la dichiarazione di conformità che è obbligatorio rilasciare e appunto richiedere, quindi rilasciare da parte del fornitore o del produttore del moka, e è obbligatorio richiedere da parte dell'utilizzatore, quindi il nostro imprenditore che vuole effettuare il food delivery. Questa dichiarazione è quindi obbligatoria proprio ai sensi del regolamento 1935 del 2004. E nella dichiarazione sono specificati i materiali, scusate, gli alimenti con cui questo materiale può venire a contatto, quindi le eventuali restrizioni d'uso, così come le temperature che possono essere utilizzate per questo materiale, quindi per esempio se può essere utilizzato nel microonde, nel forno tradizionale, eccetera. Quindi sono tutte indicazioni molto specifiche che sono essenziali per la consegna a domicilio e quindi in generale, diciamo, per il contatto con un alimento. Quindi è obbligatorio avere la dichiarazione, leggerla con attenzione, e chiaramente poi è responsabilità dell'imprenditore che effettua il food delivery rispettare le eventuali restrizioni d'uso che sono dichiarate nella dichiarazione di conformità. Ci sono normative da rispettare anche sugli aspetti ecologici di questi contenitori? Effettivamente sì, perché la normativa sta cambiando rapidamente sotto questo punto di vista, perché a livello di Unione Europea naturalmente si cerca di limitare l'impatto ambientale degli imballaggi, e questo per quanto riguarda il nostro paese è stato recepito di recente con il decreto legislativo 116, che è stato emanato a settembre del 2020, relativo appunto ai rifiuti e anche ai rifiuti di imballaggio. Diciamo che in generale l'imballaggio, una volta che diventa rifiuto, può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Quindi diciamo c'è una gerarchia, una preferenza dalla prima ipotesi all'ultima, quindi l'ideale è chiaramente un riutilizzo, quindi si parla di riutilizzo quando il contenitore viene, l'imballaggio viene riutilizzato tal quale, ovviamente dopo procedure di disinfezione, eccetera. Il riciclo invece è quando questo rifiuto viene conferito ad aziende specializzate che in qualche modo lo trasformano e diventa, diciamo, qualcosa di diverso, di nuovo, a partire da quello che era rifiuto, oppure l'ultima chance, diciamo, è il recupero energetico, quindi per esempio quello che avviene in un inceneritore. Naturalmente, perché queste tre ipotesi, queste tre possibilità si concretizzino, è necessario che l'utilizzatore, il consumatore finale, diciamo, provvedano a uno smaltimento corretto dell'imballaggio come rifiuto. E quindi la normativa, si prefigge di dare le informazioni corrette al consumatore finale o comunque all'utilizzatore, a chi deve smaltire il rifiuto, per poter instradare, il rifiuto in una di queste tre, strade, diciamo. Cosa deve verificare l'operatore del settore alimentare in merito agli imballaggi che utilizza quindi? Sì, allora, intanto diciamo che prima, parlando di moka, ci riferivamo essenzialmente al cosiddetto imballaggio primario, quindi quello che viene a diretto contatto con l'alimento. Quando parliamo invece di normativa, diciamo a livello di rifiuto, si parla di tutti i tipi di imballaggi, quindi il primario, il secondario, il terziario, quindi non solo quello che viene a diretto contatto con l'alimento, ma tutto quello che costituisce in generale l'imballaggio. Ecco, è necessario che l'operatore del settore alimentare verifichi che
gli imballaggi che lui utilizza riportino un'etichetta che indichi per ciascuna tipologia che nel complesso costituisce gli imballaggi, quindi il sacchetto, l'incarto, la chiusura e quant'altro, specifichi la natura del materiale con una sigla ben definita, ad esempio la sigla PP per il polipropilene, PS per il polistirolo, ALU per l'alluminio, quindi sono sigle specifiche indicate dalla normativa comunitaria che si trovano nella decisione 129/97 CE e che il produttore dell'imballaggio deve provvedere a mettere sull'imballaggio stesso. Quindi a questo punto, appunto, l'operatore del settore alimentare deve solo verificare che queste indicazioni ci siano. Non solo, diciamo che alla fine del 2021 entrerà in vigore un'indicazione più specifica, quindi non solo l'indicazione della sigla, ma anche di indicare, sempre a beneficio dell'utilizzatore, del consumatore finale che deve smaltire il rifiuto, la famiglia di materiale, quindi plastica, vetro, carta, alluminio, il tipo di raccolta a cui indirizzare il rifiuto, quindi raccolta differenziata o indifferenziata, se è differenziata l'indicazione del materiale di riferimento e la dicitura verifica le disposizioni del tuo comune, perché come sappiamo possono esserci delle differenze tra comune e comune. Quindi tutto questo appunto si sta concretizzando proprio per agevolare quella che chiamiamo economia circolare a livello di Unione Europea e quindi la gestione corretta anche del rifiuto. Da un punto di vista operativo, come ci si deve organizzare per le consegne a domicilio? E in particolare, quali sono le regole da seguire per quanto riguarda gli eventuali allergeni presenti tra gli ingredienti dei prodotti consegnati? Ecco, cominciamo dal dire qualcosa sugli allergeni, perché è un tema molto importante per la salute del consumatore e che non sempre viene gestito correttamente. Ricordiamo che in generale è obbligatorio dare l'informazione al cliente sugli allergeni presenti tra gli ingredienti e questa informazione deve essere data con un carattere ben evidenziato e quindi diverso rispetto a quello degli altri ingredienti. Quindi per il food delivery si possono seguire sostanzialmente tre strade. La prima è quando le ordinazioni vengono fatte online, allora si possono indicare gli ingredienti allergenici nel listino online in modo tale che per ogni piatto il consumatore possa vedere già in quel momento quali sono gli ingredienti allergenici. Il secondo modo è di lasciare al momento della consegna al cliente un listino, sempre con queste indicazioni sugli allergeni, un listino in copia cartacea in modo che le possa visionare. E infine potrei anche indicare gli allergeni in una singola etichetta che accompagna il prodotto che io consegno, il prodotto alimentare che consegno, quindi un'etichetta vera e propria. Poi, per venire alla seconda parte della domanda, come organizzarsi per gestire concretamente la consegna, ecco, innanzitutto si raccomanda di avere un'area diversa da quella di preparazione degli alimenti, un'area in cui gli operatori che effettuano la consegna a domicilio possano prelevare in sicurezza gli alimenti e quindi mantenendo, come ben sappiamo, per limitare il rischio Covid, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro, utilizzando la mascherina, eccetera. Queste indicazioni ovviamente devono essere rispettate anche presso il domicilio del cliente, quindi rispettare sempre la distanza, utilizzare la mascherina, possibilmente evitare di toccare con le mani pulsanti di ascensori, mancorrenti, eccetera. Quindi meno si va a toccare, meglio è. Si dovrebbero utilizzare peraltro i guanti da cambiare a ogni consegna.
e disinfettarsi le mani, quindi nel mezzo di trasporto, se la consegna viene con un mezzo, occorre, diciamo, avere a disposizione gel per le mani e tutte queste, diciamo, questi dispositivi per quanto riguarda la sicurezza dal punto di vista del Covid-19, della prevenzione. E poi c'è tutto l'aspetto che già accennavamo prima della sicurezza alimentare, quindi in particolare della temperatura. Laddove abbiamo alimenti non deperibili, non si pone questo problema, quindi evidentemente i contenitori, basta che siano i contenitori in cui io immetto i miei imballaggi primari, diciamo, con dentro l'alimento, basta che siano puliti, sanificati. Laddove invece io ho degli alimenti da mantenere con la catena del caldo o del freddo, devo utilizzare degli appositi contenitori coibentati, quindi contenitori che consentono il mantenimento della temperatura corretta fino alla consegna a domicilio del cliente, quindi in genere parliamo comunque di tempistiche abbastanza limitate, per cui diciamo il breve tempo di trasporto unitamente al corretto utilizzo di questi contenitori coibentati riesce ad ottenere l'obiettivo, a raggiungere l'obiettivo di mantenere la temperatura. Ovviamente questi contenitori andranno puliti e disinfettati alla fine diciamo del giro di consegna e bisogna avere cura che tra i diversi alimenti non ci siano contaminazioni né tra i diversi alimenti né per esempio con un mezzo di trasporto non correttamente pulito. Quindi se il mezzo viene utilizzato anche per altri scopi, ovviamente occorre pulire e disinfettare il vano di carico. Dopodiché, insomma, ci sono le altre norme normali, diciamo, per il periodo che stiamo vivendo di emergenza Covid-19, quindi chi effettua la consegna a domicilio deve essere dotato eventualmente della autocertificazione in modo da poter dimostrare che sta svolgendo un'attività lavorativa, avere lo scontrino fiscale dell'alimento che sta, dei prodotti che sta consegnando. Ancora, ultima cosa, sarebbe bene evitare per quanto possibile lo scambio di denaro e favorire le modalità di pagamento contactless, se è possibile. E ovviamente se la persona che deve effettuare la consegna manifesta dei sintomi respiratori o comunque che possano far pensare al Covid-19, deve assolutamente segnalarlo al datore di lavoro e evitare di effettuare quest'operazione di consegna. Grazie alla dottoressa Lombardi. Per Grazie a voi. maggiori approfondimenti, vi rimandiamo alla guida ai principali adempimenti delle imprese alimentari disponibili sul sito della Camera di Commercio di Torino. Per coloro che vogliono approfondire gli aspetti legati all'avvio di una nuova attività imprenditoriale, è possibile contattare il settore Nuove Imprese, per una consulenza gratuita. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.